Allora, eccoci alla seconda puntata del seguito della storia di Fata Garbatella. Eravamo arrivati al punto in cui la voce, che io sospetto fosse la voce di Fata Garbatella, aveva illustrato aveva parlato della Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e aveva invitato Garbatellocchio a parlare. Garbatellocchio che inizia a parlare un po' emozionato. Cari bambine e bambini, potete sentire solo la mia voce. Mi è stato fatto un incantesimo. Fata sgallettata e strega invidiosa mi hanno reso invisibile. Sapete perché? No? Ora ve lo dico. È accaduto tutto dopo che. Sì, dopo che, ebbene sì, ho girato con una TV tedesca la storia di Garbatella Garbatellandia. L'incantesimo l'ha visto solo mago fotografo. Un giorno pubblicheremo la foto dell'incantesimo che mi ha spiaccicato per terra. Fata Garbatella sa tutto, ma ha timore nel darvi la notizia perché non tutti possono capire la morale delle favole. Intanto Pidocchiella, con tutti i suoi fratellini e sorelline, continuavano a invadere Garbatella Garbatellandia per continuare a svegliare le idee per il centenario un po' assopite. Certe idee russavano proprio ed era un peccato svegliarle. Altre stanno andando in giro e la super Garbatella le sta seguendo a modo suo, come sanno fare solo le fate scimmie. Ecco la fata scimmia. Di Fata Garbatella è sempre vicino, poco sopra il solito galeone. A svegliare le idee ci aveva provato un giorno Fata Presunzione, che però era stata convinta da Fata Inerzia a cambiare quartiere dicendole un vecchio proverbio: facciamo il gioco dell'uva, ognuno a casa sua. Presunzione che. No. Fata Presunzione, che non conoscendo la lunga storia della magica fontana, si era sgrognata nel vero senso della parola, ubbidì a Fata Inerzia e se ne andò da dove era venuta. Fata Inerzia aveva un metodo veramente magico. Stava lì, immobile, che aspettava senza affaticarsi che arrivassero nuove vicende. Infatti gli eventi andavano e venivano, tornavano e non tornavano, e il mondo proseguiva come sempre, per forza di inerzia. Pidocchiella però era testarda e continuava con la sua ciurma di fratelline e sorellini a invadere Garbatella Garbatellandia. Pidocchiella voleva conquistare il più possibile. La sua intenzione era portare a vivere a Roma la sua amica, Fata Onestà. Fata Onestà, che era stata costretta a nascondersi per i dispetti delle maghe magagne, era indispensabile. Ma quanti potevano capire la sua missione? Fata Onestà si tramutava spesso per non farsi riconoscere. Ora aveva le ali multicolori e un visetto veramente simpatico. Eccola qui! Eccola qui! Eccola qua! Dove sono arrivato? Eccola qua. Accadde però che un giorno Pidocchiella si trovasse per caso alla metro. Pidocchiella della Garbatella non si era mai mossa dal suo quartiere, non aveva mai preso un mezzo pubblico, pur occupando qualche altra testolina, prima di occupare quella della sua bimba guida. Ecco qua, il galeone mongolfiera e Befa in viaggio. La bimba guida andava con sua mamma a lasciare la letterina alla Befana a Piazza Navona. La mamma aveva detto alla piccola: prendiamo la metro e scendiamo al Colosseo, così vedrai l'anfiteatro Flavio. La mamma continuava a parlare e Serenella era molto attenta a quanto le veniva spiegato. Ci faremo una bella passeggiata, vedrai. Passeremo anche sotto al Campidoglio, poi da Piazza Venezia. Imboccheremo via del Plebiscito e attraverseremo Largo Argentina. Gireremo a destra per Corso Rinascimento e finalmente, arrivate a destinazione, potrai lasciare la tua letterina alla Befana. Pidocchiella
Sentendo i programmi della mamma di Bimba Guida, pidocchiellanamente fischiò. Subito arrivarono diversi fratellini e sorelline, ai quali diede la notizia del viaggio in metro. Raccomandò ai più anziani di continuare il lavoro a Garbatellandia. Poi chiese a dei volontari di saltellare sulla testa di Bimba Guida e di non muoversi. Appena in metro si sarebbero dovuti sparpagliare per nuove teste da conquistare insieme a lei, sempre senza fare alcun fiato. L'ordine era che dovevano rimanere 5 volontari anziani e 10 volontari più giovani. Troppe idee dormivano e bisognava cercare di svegliarle e metterle in pratica. Tutti obbedirono. Alla fermata Roma Colosseo, appena si aprirono le porte del vagone, saltellarono felici verso nuove conquiste. Ecco qua, alla fermata della metro Colosseo, eccola qua. E qui ci sono le bacchette sopra la tastiera del pianoforte di Magro Fischi. Si sarebbero dovuti rincontrare al posto dei raduni segreti il giorno dopo, il 31 dicembre, con tutti i personaggi delle favole e delle